Bentornati a Vivere Somma. Apriamo questa nuova puntata con la nostra storia, quella che viene tramandata attraverso il 4 novembre, che quest'anno la città di Somma celebrerà il giorno successivo. Domenica 5 novembre siamo tutti invitati a partecipare alle celebrazioni per il 105° anniversario della conclusione della Prima Guerra Mondiale, festa dell'unità nazionale e delle forze armate. Le celebrazioni si svolgeranno secondo il seguente programma. Alle 8:45 una delegazione, accompagnata anche dal corpo musicale della cittadina, visiterà i vari monumenti ai caduti sparsi nella città e nelle frazioni. Alle 9:30 invece ci sarà un raggruppamento qui, davanti al Palazzo Comunale, e insieme si andrà alle ore 10 alla Santa Messa, che verrà celebrata proprio in ricordo dei caduti di tutte le guerre. Successivamente ci si sposterà il monumento di Piazza Scipione per ricordare appunto tutti i caduti sommesi. Infine si concluderà con un momento all'interno del cortile del Palazzo Municipale. È importante partecipare, siamo in un momento in cui il mondo è avviluppato in spirale di guerra, è importante invece che tutti facciamo sentire il nostro messaggio di pace, anche ricordando chi per noi ha sacrificato la propria esistenza. Proseguiamo con l'impegno sociale e dal tema dell'affido, delicato e ancora non sufficientemente conosciuto, che sarà al centro di un ciclo di incontri organizzato dalla cooperativa sociale Proges, in collaborazione con l'ambito distrettuale di Somma Lombardo. Si comincia il 4 novembre a Casorate Sempione. Il titolo è Ludobus, il gioco di strada per fare comunità. Ci sarà la possibilità di conoscere i giochi antichi che hanno intrattenuto le generazioni passate. L'11 novembre, invece, presso la biblioteca di Somma Lombardo, per i bambini dagli 0-3 anni, dalle 9:30 alle 10:15 e dai 3 ai 6 anni, nell'orario 10:30-11:30, ci sarà una serie di letture. L'affido non è mai la stessa storia, questo sarà il tema trattato. Il 3 dicembre, presso la biblioteca di Somma Lombardo, in collaborazione con la biblioteca, ci sarà un evento dal titolo L'affido ti manda in cortometraggio, cioè ci sarà la visione di un cortometraggio, ci sarà la partecipazione, lo scambio di esperienze tra famiglie affidatarie e famiglie eventualmente interessate alle tematiche dell'affido. Ne aspettiamo numerosi perché, come recita il motto riportato sulla locandina, per crescere un bambino ci vuole un villaggio e al suo interno potresti esserci anche tu. Serata di lettura e musica il 9 novembre nella sala polivalente di Somma. Protagonisti Angelo Ceriani e Walter Cinellu, due artisti carichi di valori, creatività e sensibilità autoriale. Il mio amico Walter Cinellu è un operatore sociale nella cooperativa Il Seme ed è anche un cantautore, secondo me, molto in gamba. Comunque giudicherete voi se verrete a questa serata. Io invece mi chiamo Angelo Ceriani, sono musicista di professione e in questa serata presenterò non quello che ho fatto a livello musicale, ma quello che ho scritto a livello di libri. E in effetti la serata si svolgerà in questo modo. Io e Walter ci alterniamo leggendo e nel suo caso leggendo, declamando e cantando le nostre opere. Lui presenterà alcune canzoni, io leggerò dei brani di alcuni miei libri attinenti con il tema ovviamente della canzone. Ultima cosa, questa è una, diciamo, una presentazione in piccolo di un progetto più grande in cui praticamente le sue canzoni vengono arrangiate da un gruppo musicale di 7 persone e appunto ci sarebbe poi la possibilità di effettuare un concerto, un'esibizione come abbiamo già fatto, in cui appunto vengono presentati i suoi brani interpretati da lui come cantante, da me come musicista e da altri musicisti contemporaneamente. In ogni caso, per questa prima presentazione, vi aspettiamo tutti la serata del 9 novembre in sala polivalente a Somma Lombardo. Prima di chiudere, un appuntamento sulla salute organizzato da AST Valle Olona, l'azienda cui fa riferimento l'ospedale di Somma Lombardo.
proprio qui, nella sala di Via Marconi, martedì 7 novembre alle 16.30, sarà possibile assistere a un incontro dedicato allo scompenso cardiaco dal ricovero al domicilio. La conferenza, che vedrà la partecipazione di esperti, medici e infermieri di famiglia, ruoterà intorno alle importanti funzioni socioassistenziali fornite dalla Casa di Comunità e dal Nosocomio di Somma, che la riforma regionale ha trasformato in ospedale di comunità. Anche per questa settimana è tutto. Arrivederci.